quest'anno invece ci si aspettano i suoi gol. Intanto c'è il cross di Scarpellini, il rinvio della difesa del Napoli. Tonani mette giù il pallone, Tonani poi calcia direttamente in porta. Soluzione così così, Mario. Eh sì, insomma, la Claudio Mauri non è una risorsa solo di Mozzanica, ovviamente, ma in questi casi di tutto il calcio femminile italiano. Intanto c'è Scarpellini che va alla conclusione, c'è il gol, ma l'arbitro aveva ampiamente fischiato prima del tiro di Andrea Scarpellini. Tonani, cross sul secondo palo, Tarinzi di testa, forse un po' di spalla, comunque la palla finisce alta. Il cross sul secondo palo, colpo di testa fuori da parte di San Pietro. Eh sì, insomma, 37 minuti di gioco. Adesso il contropiede di Giacinti, prova ad andare fino in fondo, Dossi in scivolata. Ancora giudicato involontario il col braccio del difensore, ancora palla dentro per Scarpellini. Cerca Perini, la trova. Prova il dribbling, il tiro, la parata ancora di Casaroli, numero della Perini. Barbieri prova ancora la palla in avanti, Locatelli, la palla ancora per Giacinti, e sola Dossi salva tutto. Sempre 0-0, Tonani alla rimessa, ancora per Scarpellini. Va Scarpellini, il cross, Perini sulla respinta, palla ancora per Piva, la conclusione, grande parata di Casaroli. La seconda parte di gara con Tarenzi che subito ruba un pallone e poi lo mette in mezzo, l'errore, Scarpellini! Va Perini, aspetta l'arrivo di Dossi, gliela dà Dossi fino in fondo, poi ancora per Perini, sola, sbaglia il controllo Elisa Perini, esce a vuoto Mauri. Non preciso però lo scambio per il Napoli, l'attacco, cicca il pallone Rapuano. Tarenzi, va Stefania Tarenzi, si aggrappa Masia, quindi Valentina Casaroli pure mette la palla in mezzo, cerca la porta, c'è il gol! Andrea Scarpellini, 1-0, sbloccata la partita da una delle migliori in campo, e forse proprio lei doveva farlo. Pirone, attenzione, il suo diagonale, la palla finisce fuori.